questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo semplicissime coprispalle. Guardate qui che morbidezza, che ho deciso di chiamare coprispalle cristallo. Per poterlo realizzare io ho utilizzato il filato dell'Adrianfil linea abracadabra e ho usato questo colore che ricorda appunto il colore un po' del cristallo, quello sotto nelle grotte, quella tonalità un po' verdina. Io lo adoro, è il codice, è il numero 22. Dalla telecamera non si vede, ma c'è la me, però vi mostro subito altri due colori sempre disponibili sul mio sito Filati Elsa, nel quale vedete anche qui ci sta il lamè e qui si nota molto di più. Ecco qui, guardate che lucentezza. Ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 175 metri, e io per poter realizzare questo coprispalle, che è una taglia S, come vedete ha le maniche larghe, a campana le chiamo io, ho utilizzato 4 gomitoli lavorando con l'uncinetto del numero 6 e l'uncinetto del 5,5. Ora, per una taglia M vanno bene 4 gomitoli, però se lo volete fare più lunga, quindi che vi copra totalmente le mani, allora vi consiglio 5 gomitoli. Per una taglia L invece vi occorrono 5 gomitoli per fare la mia stessa misura. Se la volete fare più lunga, allora 6 gomitoli. Taglia S, 4 gomitoli vanno bene anche se la volete fare più lunga, perché io appunto dell'ultimo gomitolo ne ho usato poco, diciamo per finire l'ultima parte. Da questo lato, però non sapete che io preferisco non farli troppo lungo in modo tale che non si vadano a incastrare con i bracciali che io porto. Per quanto riguarda la lavorazione, vi dico che è semplicissima perché è un giro che va sempre ripetuto, quindi molto molto semplice, e abbiamo questa lavorazione molto compatta, ma il filato è soffice, sembra quasi che abbia del mohair, ma in realtà no, perché è un misto lana, ha un po' di acrilico, poliammide, quindi anche l'urex, però vi posso assicurare che è soffice e morbidissimo. È un lungo rettangolo che poi va cucito. E un'altra cosa che dovete sapere è che io ho cambiato l'uncinetto perché per fare le maniche leggermente più larghe rispetto alla parte centrale ho utilizzato per iniziare il rettangolo, visto il lungo rettangolo, l'uncinetto del numero 6. Dopo 8 giri sono passata a lavorare con il 5,5 e poi per terminare ho fatto lo stesso numero di giri iniziali di nuovo con il 6. Questo mi ha permesso appunto di avere le maniche un po' più a campana, però qui che non scenda troppo, quindi non mi dia fastidio quando chiudo le braccia, vedete, le chiudo tranquillamente. Quindi è una cosa che ho fatto appunto per evitare che dietro qui si faccia una sorta di bozzo, quindi è molto più chiuso e voi potete fare esattamente la stessa cosa. Detto ciò, spero che anche questa semplicissima creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così mi raccomando, come sempre, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro coprispalle io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrianfil linea abracadabra. Il colore che ho scelto io è il colore 22, che è questo verdino che a me mi ricorda molto il ghiaccio, quello dentro le grotte, quindi lo trovo veramente molto particolare e bello. Allora, lavorerò all'inizio con l'uncinetto il numero 6. Andremo a realizzare un lungo rettangolo, quindi le catenelle che vengono montate servono a definire l'altezza del nostro rettangolo, mentre si lavorerà quindi in lunghezza. Ora io lavorerò le maniche un po' più larghe, quindi ho deciso di fare quella lavorazione a campana, però molto più a campana, in modo tale da avere la parte dietro alle spalle più stretta. Quindi lavorerò i primi giri con l'uncinetto del numero 6 e poi passerò al numero 5,5. Naturalmente io adesso non so ancora quanto lavorerò con l'uncinetto del numero 6. Una volta che avrò terminato il mio lungo rettangolo, vi potrò dire quante volte, per quanti centimetri, per quanti giri sono andata a lavorare con il numero 6, per poi passare a lavorare al 5,5 e terminare questa mia per questo mio rettangolo sempre con l'uncinetto 6, ripetendo lo stesso numero di giri che ho fatto all'inizio. Ora, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 3. Questa volta non ci sono catenelle da aggiungere perché l'inizio non deve essere uguale alla fine, quindi vi faccio vedere subito come andremo a lavorare. Quindi multiplo di 3, io ho montato 57 scusatemi 50
7 catenelle, sì, per una taglia S vanno bene, per una taglia M io direi mettete un altro motivo in più o altri due, non di più, quindi magari solo 6 catenelle perché comunque stiamo lavorando con un centro in numero 6, mentre per una taglia L vi consiglio di andare a mettere 3 motivi in più, sempre se state lavorando anche voi con un centro in numero 6. Se state lavorando con un centro più piccolo perché state lavorando con un filato più piccolo o perché non volete la lavorazione troppo a campana, allora dovete tenere presente che io facendo 57 catenelle ho una larghezza di circa 52 centimetri. Per una taglia M consiglio di arrivare a 55 centimetri, per una taglia L arrivate intorno ai 57-58 centimetri. Benissimo, quindi detto ciò possiamo. E andiamo a fare quindi 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, entro nella prima delle mie catenelle di base e vado a fare altre 2 maglie alte, una, due. Quello che faccio adesso lo farò per tutto il giro, salto 2 catenelle, entro nella terza, vado a fare una maglia bassissima, 2 catenelle, 1 e 2. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella e vado a fare altre 2 maglie alte. Una, due. Salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Quindi entro nella terza, vado a fare una maglia bassissima, 2 catenelle, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte. Una. E due. Salto 2 catenelle, entro nella terza e di nuovo da fare una maglia bassissima, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte. Continuo così quindi per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare il giro e come poi ricominciarlo. Il giro che faremo dopo è il giro che va sempre ripetuto. Quindi ripeto, io in questo modo vado a fare questo per tutto il giro. Allora, sto terminando il mio giro, ho fatto le ultime 2 maglie alte, entro nell'ultima catenella e vado a fare questa volta una maglia bassa. Mi giro con la lavorazione, questo è il giro che andremo sempre a ripetere e andiamo a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, entro nella maglia bassa e vado a fare altre 2 maglie alte, una, due. Vado dove ho le 2 catenelle, quindi entro dove ho le 2 catenelle, vado a fare una maglia bassissima e di nuovo 2 catenelle, rientro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 2 maglie alte. E si continua così per tutto il giro. Vado nell'archetto di 2 catenelle, quindi qui ho le 2 maglie alte, qui ho l'archetto, vado a fare una maglia bassissima. 2 catenelle, rientro 2 maglie alte. E continuiamo. Vado nell'archetto di 2 catenelle, maglia bassissima, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte. E procediamo quindi in questa maniera per tutto il giro. Vi farò vedere di nuovo come terminarla e come iniziare poi di nuovo a fare lo stesso giro. Allora, io ho terminato il mio rettangolo, eccolo qui, si vede meglio. Ecco. E vi dico già come ho fatto per andare a cambiare l'uncinetto. Allora, io ho lavorato i miei primi 30 centimetri che corrispondono a 20 a 20 giri con l'uncinetto numero 6. Poi sono andata a lavorare 50 centimetri con l'uncinetto del 5 e mezzo e infine ho rifatto di nuovo gli ultimi 30 centimetri che corrispondono a 20 giri con l'uncinetto del numero 6. Questo perché, come vi ho spiegato all'inizio, volevo che le maniche fossero un po' più larghe rispetto alla parte centrale. Ora, la parte centrale a me, come vi ho detto, misura 50 centimetri. Io sono una taglia S. Per una taglia M io vi consiglio di fare 55 centimetri.
per una taglia L 60 cm, in modo tale che non vi stringa quando andremo a cucire le maniche. Per la cucitura delle maniche io piego a metà il rettangolo, facendo combaciare gli angoli dei lati più corti, e andrò a cucire proprio per i 30 cm, quindi per i miei 20 giri, sia da questa parte che da quest'altra parte. Naturalmente voi potete cucire un po' di meno, un po' di più, ma io vi consiglio a tutte quante, qualsiasi taglia voi siate, di andare a cucire appunto dove avete lavorato con l'uncinetto del numero 6. Una volta cuciti, e io cucirò sempre con lo stesso filato, la nostra coprispalle stola sarà terminata.